Investita in mare aperto, una tartaruga è stata curata per oltre 2 mesi nell'ospedale delle tartarughe di Riccione, perfettamente guarita, è stata poi liberata in mare. E allora sentiamo maggiori dettagli di questa bella storia nel servizio di Emilio Nessi. Era stata soccorsa in mare dal peschereccio Sigrio, a largo di Cesenatico. L'animale, al momento del recupero, presentava ferite nella parte posteriore del carapace, probabilmente causate dall'elica di un natante. La lunghezza dell'animale superava i 46 centimetri. Immediato il suo trasferimento all'ospedale delle tartarughe, gestito dai volontari della Fondazione Cetacea. I veterinari del centro hanno subito sottoposto l'animale, dopo una serie di analisi, a cure a base di antibiotici al fine di scongiurare l'eventuale presenza di infezioni batteriche. Flora, così era stata chiamata la tartaruga, era sottopeso e presentava problemi di disidratazione. Per 2 mesi il paziente ha seguito una speciale dieta alimentare a base di grassi finalizzata a ristabilire le condizioni fisiche, un impegno costante che ha visto veterinari, ma anche semplici volontari, impegnati per il suo recupero. Flora, in questi giorni completamente ristabilita, ha lasciato il centro recupero per far ritorno in mare a bordo di un gommone della Capitaneria di Porto. La tartaruga è stata così liberata a circa 3 miglia dalla costa. Buon viaggio, Flora!